Amiche e amici di Volon Bright, siamo in compagnia di Cecilia Marchiso, responsabile del Centro Studi per i diritti e la vita indipendente di Torino. La prima domanda che vogliamo fare alla docente anche universitaria è come si possono applicare i vari principi della Convenzione dell'ONU nella vita pratica e in particolare nel nostro contesto torinese. Allora, la Convenzione ONU è appunto un testo di legge, ma ci aiuta anche a modificare un assetto culturale. E quindi la Convenzione ONU ci aiuta a ricordare che le persone con disabilità, di qualsiasi disabilità, hanno gli stessi diritti di tutti. Allora, questo può essere interessante perché modifica l'approccio alla persona con disabilità. Basta chiedersi: ma se questa cosa venisse fatta a me sarei contento? E se la risposta è no, vuol dire che non va bene neanche per le persone con disabilità. Grazie. E inoltre lei nel suo intervento qua presso il Convegno per la vita indipendente ha citato la disabilità intellettiva. Come si può appunto promuovere una vita indipendente per le persone con una disabilità intellettiva relazionale? Certo, è proprio questo il focus del lavoro che stiamo facendo come Centro Studi. L'Università di Torino ci ha dato questo mandato di sondare, capire se si può fare, come si fa e quanto costa sostenere i diritti, così come la Convenzione ONU li declama, e in particolare quello più interessante è sicuramente l'articolo 19, quello che afferma il diritto a scegliere dove e con chi vivere. Quello che stiamo vedendo attraverso le nostre sperimentazioni pilota è che si può fare, ci vuole un po' di lavoro sia con la famiglia sia con la persona, ci vuole un tutor per la vita indipendente e bisogna lavorare anche sul contesto che sostiene la persona. Perfetto, grazie mille.